Namaste, io sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare, che vi mostra un gioco diverso dal solito. Oggi vediamo Sunblaze, un gioco che si prospetta molto interessante. Vedete che c'è la ragazzina che è la nostra protagonista, c'è la versione Zen. Questo è un gioco platform, puzzle platform, quindi vediamo pure di affrontarlo pure. Vedete che ci sono diversi setting, anche abbastanza carini, vediamo pure di iniziare. Sono al 4%, nella mia prova ho fatto già un 4% del gioco, quindi non male, come lunghezza, insomma, non è stralungo. Vedete che ci sono diversi capitoli, sono 6 capitoli in tutto il gioco, ma iniziamo un po' con il primissimo, così vi mostro un po' le meccaniche principali, di questo gioco che è in pixel art. Ci possiamo muovere ovviamente ho il controllo in questo momento, sto usando quello. Possiamo andarcene in giro, parlare col gatto, ciao Mr. Pride, eccetera, eccetera. Insomma, non vi mostro tanto la cosa, abbiamo la possibilità di arrampicarci e quindi vedere effettivamente col papà ci dice cosa fare. Vedete che abbiamo una tuta, possiamo fare un doppio salto. Vedete come gli schemi cambiano abbastanza semplicemente. Abbiamo il wall ride, vedete, adesso mi spiega, insomma, double jump, eccetera, eccetera, il fatto che puoi fare diverse cose, ma ve lo mostro abbastanza in fretta. Questo qua è un cubetto che può servirci da bonus. Noi andiamo avanti tranquillamente. Vedete che ci sono questi che si possono spaccare. Qua ti puoi arrampicare da una parte all'altra. Quindi devi fare un po' di wall ride stando attento alla direzione giusta. E io l'ho trovato molto bello perché le animazioni sono ben gestite, ma soprattutto anche la grafica è ben gestita. Come faccio a passare dall'altra parte? Abbiamo il dash e come potete vedere, adesso la nostra ragazzina ha il. Vedete che ha la tuta gialla e appena faccio il dash diventa tutta blu, perché vuol dire che ne abbiamo uno di dash a disposizione. Quindi possiamo fare così, così, così e andarcene avanti. Qua far cadere tutto. Qua possiamo fare così, saltare su di qua col doppio salto e andarcene da questa parte. Quindi vedete, è abbastanza facile. In un certo senso, come assomiglia un po' a Meat Boy come situazione. Attenzione che qua ci sono questi, quindi si possono recuperare così e comincia a diventare sempre più difficile. Ovviamente, qua ci possiamo tenere arrampicati da questa parte, quindi ottimo. Andiamo pure al prossimo piano. Qua possiamo tenerci di qua, scattare di qua, scattare di qua. Quello lì si stava distruggendo e continuiamo ad andare avanti così. Vedete, io sono abbastanza veloce, insomma, in questa situazione, però attenzione perché si può morire, come potete vedere, però si torna anche un po' indietro nel tempo. Non vi mostro tanto la storia. Possiamo passare di qua dove non c'è problema, ma non possiamo andare di sotto, quindi dobbiamo trovare una maniera per gestirla. Quindi ad esempio potrebbe essere che andiamo a toccarla in qualche maniera, ma ce ne andiamo via, in modo che possiamo andare di qua. E adesso per prendere quello possiamo farlo, ma se volessi andare a prendere anche il cubetto dobbiamo fare così, però stare attenti perché il doppio salto va fatto leggermente più tardi. Perché non mi ha fatto il doppio salto? Ah, perché ok, perché non ce l'ho a disposizione il doppio salto, perché devo cadere praticamente per potercela fare. Allora facciamolo da qua, torniamo di sopra. Andiamo da questa parte e via avanti. Ottimo. Ciao papà. Ah, ok, ci sono un po' di nemici. Qua, questi nemici si distruggono facendo il dash su di loro. Ottimo. Qua possiamo fare così. Possiamo fare. Non volevo arrampicarmi. Ah, ok, c'è questa piccola cosa che salta in automatico quando premiamo destra. Ok. Ah, ok, qua cominciano ad esserci un bel po' di piattaforme che possono cascare giù, quindi stiamo molto attenti. Allora, se andiamo di qua, casca questa e anche l'altra, perfetto. Quindi dobbiamo andare per forza di sopra. Per forza così. Ok. Perfetto, qua attenzione a questa che casca. Ah, devo buttarmi a sinistra, ok. Quindi devo fare così, così, così. E adesso posso fare così. Questa casca? No. Ok, sono colorati leggermente diversi quelli che cascano. Qua possiamo saltare di qua.
prenderci questo. Ho dimenticato di fare il doppio salto. Ok, fin qua ci siamo. Ritorniamo allo stato di partenza. Allora, dovrei far cadere prima questo. Ok, devo fare così. Sì, più o meno, ma al contrario. Prima devo agganciarmi sotto. Allora, prima devo agganciarmi a quella, alla piattaforma a destra per farla cadere. Poi devo buttarmi a sinistra e ritornare a destra. Ok, quindi così. Così. Ok, non avevo notato che c'erano delle spine anche sopra, però l'idea è più o meno quella. Comincia a diventare un po' difficilino. Allora, così, così e così. Ottimo. Attenzione qua che casca tutto, ma dovrebbe essere abbastanza straightforward. Ottimo. Quello come facciamo a farlo cadere? Così, così? No. Perché dobbiamo toccarla da sotto per farcela cadere in faccia. Quindi facciamo così. E così. Come facciamo ad andare là sopra? Ah, ok. Ok, questo è un po' più facilitato. Attenzione a quello che cade, ma potremmo fare un po' di wall ride. Ups. Da questa parte, quindi facciamo così, così. Attenzione al doppio salto. Ok, potevo andare lì. Quindi quella piattaforma può diventare un appoggio. Devo ricordarmi di fare... da dove vedo tutto questo sangue? È il tuo. E si vede ed è consistente, insomma. Vedete che rimangono le macchie. Ok, sono riuscito a fare puoi fare il dash e cambiare la direzione a mezz'aria praticamente. Vedete, ho fatto così e subito cambio direzione. Allora, qua bisogna attaccarsi qua sotto e fare così. Qua bisogna semplicemente andare fuori dalle scatole. Ottimo. Questo non possiamo buttarlo giù, ma possiamo arrivare qua sotto. Ah, ok. Non posso farci niente, perché quella lì è mezzo distrutta. Però questo... questo... non è semplice questo qua, eh? Ah, avrei dovuto fare un po' di avanti e indietro lì. Ho sbagliato la direzione. C'ero quasi però, eh. Allora, così. Così. Ce l'avevo così fatta, potevo stare fermo là. Riproviamoci. Ah, posso rimanere attaccato, è vero, perché tanto non mi fa cadere. Quindi così. Adesso non riesco più a farlo. Allora, qua, qua e qua. Salta da questa parte, salta da qui. Niente, non ci riesco più adesso. Allora, così, così. Ok. E adesso un po' di... perché non mi ha fatto il destra e sinistra? Forse non è questa la via giusta? Sbagliatissimo. Ah, forse possiamo fare tutto il giro, ok. Adesso ci facciamo cadere di qua. Per quello c'è tutta questa via, perché possiamo fare così, così. E adesso buttarci da questa parte, ecco, adesso ci siamo. Ah, probabilmente ci saranno i... il fatto che puoi saltare sopra i nemici è utile. Allora... perché c'è quel nemico là? Beh, teoricamente facciamo così. Ah, va distrutto il nemico. Ok, quindi la prima cosa da fare è andare sul nemico.
Sì, più o meno. Allora, prima cosa da fare è andare qua. Non riesco ad arrivare là sopra perché tocco prima la piattaforma. Quindi forse... sì, possiamo passare sotto la piattaforma e poi arrampicarci. Yes. Pian pianino ce la stiamo facendo. Qua non abbiamo spazio di manovra, ma ce l'abbiamo fatta. Yes. Ottimo. E quindi insomma questo è un giochino molto carino. Non so ancora quanto abbiamo fatto. Abbiamo fatto uno di 27 livelli. Wow. Se facciamo levels, volevo vedere quanti ce ne sono. Ci sono 40 livelli per ogni capitolo, tra cui alcuni che sono con questo simbolino qua, che non so se vuol dire l'hai fatto in maniera perfetta o c'è qualche altro segreto da trovare, roba del genere. Ops. Ah ok, bisogna farlo al contrario. Quindi bisogna prima fare così. Niente, ce l'avevo così fatta. Vabbè. Ok, 36 morti direi che possono bastare per questo sneak peek. Se vi piace questo gioco fatemelo sapere. Trovate ovviamente i link nella descrizione del video. E scrivetemi insomma di che cosa ne pensate. Io sono Mr. Brave, ancora grazie alla visione. Namaste. E...